Quando c'è buio basta una piccola luce per fare chiaro. Ma attenzione, non dobbiamo farla spegnere. La parabola di questa settimana è la parabola delle 10 vergini. C'è un corteo nuziale, lo sposo tarda ad arrivare, le 10 ragazze si addormentano, ma solo 5 avevano portato l'olio di riserva per non far spegnere le loro lampade. Cosa ci racconta questo brano di Vangelo? Innanzitutto ci parla di una festa di nozze che si sta preparando. Nella Bibbia lo sappiamo, quando si parla di festa di nozze, si parla dell'incontro tra Dio e il suo popolo. È l'arrivo di Gesù quello che questa festa sta preparando. Ecco, i primi cristiani pensavano che l'arrivo di Gesù, l'arrivo glorioso di Gesù, la fine dei tempi, dovesse avvenire da lì a poco, questione di ore, questione di giorni. Ma poi passa il tempo e questa fine del mondo non arriva. Matteo, l'evangelista, spiega allora con questa parabola che serve attendere e che nell'attesa non dobbiamo mai perdere la fede. Ecco l'olio di riserva, è la fede che portiamo nel nostro cuore, che permette di tenere accesa la fiamma della nostra vita. Non importa se ci addormentiamo, se non sempre siamo in attesa del Signore, tutte 10 le ragazze si sono addormentate, ma l'importante è che non perdiamo la fede. L'importante è che non lasciamo spegnere la fiamma della nostra fede. È la fede che dà luce a tutta la nostra vita. Buona settimana!